Sono contento che questa sia la prima domanda che mi viene proposta, innanzitutto perché è una domanda che entra nello specifico della mia professione, ma anche perché la risposta che io darò è preliminare al concetto che sottende anche a tutte le altre domande. Mi si chiede dunque due orecchie e due microfoni oppure più microfoni? Ebbene, è una domanda mal posta, nel senso che la realtà sonora da riprendere è estremamente varia, diciamo che le possibilità e le combinazioni sono infinite, visto il rapporto che si crea fra chi emette la musica e l'ambiente in cui la emette. E quindi è assolutamente impossibile affermare con certezza che una tecnica di ripresa sia migliore dell'altra. La cosa importante è quindi, per un tecnico preparato e di alto profilo, conoscere tutte le tecniche di ripresa, ma anche tutte le tecniche di missaggio e mastering da realizzare in funzione del tipo di ripresa che si è effettuata. E una volta che ci si ritrova al cospetto di una specifica situazione ambientale in cui hic et nunc un musicista propone un programma sonora in un determinato ambiente, si deve avere la competenza e la sensibilità per identificare la tecnica necessaria all'ottenimento di un suono di alta qualità. Tuttavia, ancora una volta scatta l'aspetto della relatività assoluta, ovvero qual è il suono di alta qualità? In questo caso dovrà essere il suono che il tecnico deputato alla ripresa ritiene essere di alta qualità. Sarà sempre quindi necessaria e vincolante la mediazione di chi effettua la ripresa, nel senso più lato del termine, ovvero delle sue sensibilità, delle sue conoscenze, del suo bagaglio di esperienza. E posto un determinato suono in un determinato ambiente, noi sappiamo benissimo che due differenti tecnici potranno effettuare riprese e ottenere suoni completamente differenti. E questo concetto di relatività assoluta è purtroppo quello con cui l'appassionato dovrà per sempre convivere nel momento in cui affronta l'ascolto di materiale sonoro barra musicale riprodotto. Nel corso degli ultimi circa 120 anni si sono sostanzialmente affermate per l'utilizzo domestico tre differenti sorgenti, due di tipo analogico e una di tipo digitale. Quelle analogiche sono innanzitutto il vinile nelle sue più differenti accezioni, la più diffusa delle quali è il cosiddetto microsolco a 33 giri, a partire dalla metà del secolo scorso. Subito successivamente a questo si è affermata la audiocassetta, che ha avuto un momento di gloria a cavallo fra gli anni 60 e 70 e poi è scesa in progressivo declino fino al quasi abbandono e fino ad oggi a ritrovare una piccola nuova forma di gloria presso pochi appassionati. Infine il CD, che prende le mosse all'inizio degli anni 80 e si afferma come supporto di gran lunga più diffuso per almeno 30 anni. Oggi vive un momento di crisi, come del resto tutti i cosiddetti formati fisici, a favore della diffusione della musica attraverso la rete web. Questa domanda non è posta in modo corretto. Infatti non si può affermare che una sorgente, sia essa il vinile o sia essa il CD, suoni meglio dell'altra. Semplicemente si tratta di due sorgenti che propongono un suono differente, il che non significa necessariamente migliore o peggiore. Ovviamente noi nell'ambito di queste sorgenti, in funzione di come vengono realizzate, potremmo avere CD ben suonanti e mal suonanti, vinili ben suonanti o mal suonanti. Ciascuna di queste sorgenti ha caratteristiche precise, definite, che implicano una procedura di realizzazione altrettanto precisa e definita. Se questa procedura di realizzazione non viene rispettata, è molto facile che il risultato finale, che finirà nelle case degli appassionati, non sia soddisfacente.
Per quanto riguarda il concetto di realizzazione, vado a specificare meglio. Certamente il vinile richiede delle procedure più complesse sia dal punto di vista della realizzazione fisica, sia dal punto di vista poi della sua riproduzione domestica. A dispetto di questo, avviare una linea di produzione di vinili comporta un costo relativamente contenuto e alla portata anche di piccole imprese, mentre la realizzazione fisica a livello industriale di un CD comporta grossi investimenti appannaggio normalmente di grandi società. Qualcuno potrebbe pensare, e qualcuno ha affermato lungamente nel corso del tempo, delle posizioni rigorosamente separate fra la produzione di un prodotto analogico e la produzione di un prodotto digitale. Ovvero, ad esempio, si è da più parti affermato, e ancora oggi viene affermato, che per produrre un eccellente vinile sia necessario utilizzare esclusivamente una catena analogica dalla ripresa fino appunto alla stampa del vinile. Viceversa per il digitale. Ebbene, io mi sento con grande serenità di smentire questa affermazione, anzi asserendo che i migliori risultati sia su CD sia su vinile derivano da un sapiente utilizzo delle tecnologie a nostra disposizione, siano esse analogiche o digitali, spesso fra loro combinate. Quindi potrà succedere che ci troviamo all'ascolto di un CD meravigliosamente sonante proveniente da sorgenti analogiche e viceversa, anche se, ripeto, normalmente e per la mia esperienza, i risultati sonori finali di maggiore interesse sono quelli che sanno mescolare nella catena di produzione entrambe le tecnologie, ovvero sia la tecnologia analogica sia quella digitale. Ad esempio, è un workflow normalmente utilizzato da molti e anche utilizzato da me effettuare una prima ripresa su supporto digitale, successivamente procedere con mix e mastering analogico per poi, ad esempio, riacquisire questa procedura di mix e mastering in supporto digitale attraverso convertitori AD di livello assoluto e conclamato o direttamente su un supporto analogico che può essere il classico nastro da quarto o da mezzo pollice a velocità 38 cm secondo. Ancora una volta si potrà decidere quindi di utilizzare come base di partenza per la masterizzazione del vinile il supporto digitale così ricavato oppure il supporto analogico. Medesimo discorso può essere effettuato per la realizzazione del CD. Oggi esiste un grande dibattito su che tipo di materiale sia necessario per ottenere un vinile di eccellenti qualità sonore, ovvero silenzioso ed esente da rumori spuri. La teoria più accreditata presso gli appassionati audiofili è che questo tipo di vinile debba essere rigorosamente vergine e con un peso cosiddetto di 180 grammi. Questa affermazione è vera, ma è di difficile implementazione, in alcuni casi addirittura impossibile. Infatti, di questi due elementi richiesti, vinile vergine e 180 grammi di peso, la prima è oggi pressoché impossibile, visto che di materiale vergine da utilizzare per la stampa del vinile non ce n'è più da molti anni. Si sarà quindi obbligati ad utilizzare vinile almeno in parte riciclato. Ma se questo viene fatto con criterio e utilizzando le migliori tecnologie di riciclo oggi disponibili, la differenza rispetto all'utilizzo del vinile vergine è veramente irrilevante. Per quanto riguarda la grammatura, certamente 180 grammi potenzialmente possono offrire un risultato eccellente, probabilmente il migliore possibile. Tuttavia, la stampa di un vinile di questo tipo di peso, importante e significativo, comporta tutta una serie di obblighi in fase di realizzazione, ovvero di tolleranze strettissime per quanto riguarda ad esempio il
tempo di pressaggio, la temperatura di pressaggio, la precisione al millimetro delle macchine che effettuano questa procedura. Questo cosa significa? Che se è teoricamente possibile, ci sono moltissimi rischi che il risultato finale non risulti perfetto per micro sbavature legate a micro imprecisioni occorse in questa fase di lavorazione. I rischi sono quelli di trovarsi con dei vinili, magari silenziosi, ma affetti da rumori improvvisi, classici TikTok, che notoriamente non rappresentano il sogno degli appassionati. Quindi, per mia esperienza, la grammatura più interessante, più sicura, che garantisce risultati altrettanto validi per quanto riguarda la resa acustica, riducendo enormemente il rischio di imprecisioni, è quella dei 140 grammi. È impossibile dire qual è il migliore amplificatore e qual è il migliore diffusore. Infatti, questi due componenti della catena di riproduzione audio di alta qualità a livello domestico sono due elementi strettamente interfacciati fra loro. È quindi impossibile definire un amplificatore o un diffusore come migliori in assoluto. È invece necessario trovare la corretta combinazione fra l'amplificatore e il diffusore. E io aggiungo un terzo elemento, che è l'ambiente in cui questo viene inserito. In realtà sono questi tre elementi che devono essere perfettamente fra loro equilibrati. E qualora il terzo elemento, ovvero l'ambiente, presenti dei problemi, è necessario provvedere a opportuni interventi di natura acustica per correggere i problemi dell'ambiente in modo da consentire a qualunque impianto in esso inserito di esprimersi al meglio. Ecco quindi che, in base a questo ragionamento, noi potremmo avere impianti, ovvero coppie amplificatore-diffusore, non necessariamente di alto prezzo, non necessariamente di alto valore in termini assoluti, ma che possono offrire, se perfettamente fra loro combinati, un alto valore aggiunto, che è la qualità dell'ascolto. Quindi, implicitamente e ora esplicitamente affermo che non è assolutamente necessario spendere capitali importanti per la combinazione di questi due elementi, ma saper scegliere e identificare i componenti più adatti l'uno all'altro. Questo vale sia in termini di potenza dell'amplificatore, ma anche di tipologia dell'amplificatore, quindi valvole, semiconduttori o qualunque altra forma di tecnologia implementata. Idem dicasi per i diffusori, che potranno essere piccoli, grandi, medi, di qualunque dimensione. In particolare, i diffusori dovranno essere, oltre che elettricamente interfacciati nel modo migliore con l'amplificatore, ottimamente interfacciati anche a livello fisico, per l'appunto all'interno dell'ambiente in cui sono destinati ad operare. I cavi di collegamento di un impianto ad alta fedeltà domestico sono certamente importanti e lo sono nella misura in cui devono rispondere ad una serie di parametri elettrici e fisici consoni a consentire loro di fare il loro lavoro, ovvero trasportare il segnale da un apparecchio all'altro. Le caratteristiche principali sono certamente quelle dell'isolamento. I cavi devono essere ottimamente isolati per evitare di essere vittime di interferenze elettriche, magnetiche e quant'altro che provengano dall'ambiente esterno, e devono rispondere a parametri di capacità ed impedenza adeguati alle macchine a cui vengono collegati. Ancora una volta è impossibile affermare in termini assoluti qual è il miglior cavo di collegamento, proprio per i motivi che ho spiegato nella risposta precedente.
ovvero che ciascun apparecchio richiede una tipologia di cavo anche minimamente differente. È quindi necessario preliminarmente studiare con attenzione le caratteristiche elettriche dei componenti destinati ad essere fra loro collegati, in modo tale da identificare il tipo di cavo e poi successivamente la marca e il modello più adeguati per essere implementati in quella determinata configurazione. Questa domanda, dal sapore evidentemente un po' provocatorio, ancora una volta non ha una risposta univoca. O meglio, potremmo arrivare al paradosso di disporre di un cavo costosissimo, nella domanda si parla di 20.000 euro, che risulti completamente inadeguato al collegamento di due apparecchi, perché questi due apparecchi possono eventualmente anche richiedere caratteristiche elettriche differenti da quelle proposte dal cavo da 20.000 euro. Quindi è assolutamente ingenuo e dal mio punto di vista impensabile poter affermare questo è meglio di quello. Definire qual è il corretto costo di un cavo di collegamento di un impianto Hi-Fi è ancora una volta molto difficile, per non dire impossibile. Il cavo è alla fine un componente come ciascun altro e quindi richiede per la sua costruzione l'utilizzo di materiali più o meno pregiati e richiede un tempo di progettazione e infine richiede un tempo di realizzazione. I cavi spesso sono realizzati da piccole ditte e quindi con un'implementazione industriale ridotta che comporta inevitabilmente un aumento dei costi. Ecco quindi che definire il costo corretto di un cavo è veramente difficile perché bisogna conoscere i costi di tutte le fasi qui descritte, quindi il tempo tecnico di progettazione, perché evidentemente anche un cavo va progettato partendo dal presupposto di voler raggiungere un determinato risultato specifico. Poi vanno acquistati dei materiali che, a differenza di quello che possono pensare gli amatori, non sono gli acquisti del materiale per il singolo cavo, ma bisogna mettere in cantiere a livello professionale una produzione di magazzino, quindi c'è un costo industriale dei materiali. Poi il costo delle macchine necessarie per la realizzazione del cavo stesso o, nella più piccola delle ipotesi, il tempo lavorativo di chi uno per uno realizza i cavi. Quindi tutti questi costi vanno sommati e poi va calcolato il corretto ricarico commerciale considerando la catena di distribuzione, ovvero se si tratta di distribuzione diretta potranno costare meno, se sarà una distribuzione a tre passaggi, quella tipica produttore, distributore, negoziante, ci sarà un costo superiore. E quindi è veramente difficile affermare a priori se il costo di un determinato cavo, e a questo punto mi allargo, di un determinato oggetto merceologico, è corretto, è vantaggioso, oppure è troppo caro. Certamente un cavo concepito, progettato e specificamente realizzato per ottenere un determinato risultato non può costare come un cavo industriale di larga produzione che viene concepito per ottenere risultati generici e non specificamente finalizzati all'accoppiamento di apparecchi di alto valore in ambito audio. Tenendo presente tutto quello che ho detto fino a qui, l'impianto ideale lo sarà sempre per qualcuno in particolare. Se mi si permette un paragone molto azzardato, l'impianto d'ascolto è un po' come la propria compagna o il proprio compagno. Ciascuno dovrà trovare l'anima gemella fra una grande varietà di possibilità nell'ambito dell'umano agire. Quindi, ancora una volta, la risposta qual è per me l'impianto migliore sarebbe come chiedere qual è per me la compagna migliore, cioè
un terzo non potrà mai dare questa risposta in modo definitivo e univoco. Ecco quindi che certamente chi ha la sensibilità di cercare un suono di alta qualità per appagare il proprio piacere nell'ascolto della musica dovrà affrontare un percorso non differente da quello necessario per trovare una fidanzata o un fidanzato. E quindi potranno esserci tutte le casistiche assolutamente parallele anche nell'ambito della musica, della riproduzione della musica. Potrà esserci il colpo di fulmine, potrà esserci l'amore che nasce lento e si sviluppa in modo importante e definitivo, e così via. Bene, fuor di gioco e fuor di battuta, spero che questo piccolo bignami che mi sono inventato di realizzare e pubblicare oggi possa essere d'aiuto e possa anche soddisfare come risposta, come si dice una volta per tutte, le tante domande che ho cercato di riassumere in quelle proposte qui oggi che ricevo quotidianamente nei miei vari canali di contatto. Quindi anche per oggi, inevitabilmente e inesorabilmente, that's all, folks.